Mauro Pidino, Fit Walking. Sì, Fit Walking è un'attività, diciamo, relativamente nuova, anche se in realtà nuova non lo è, perché già Maurizio da Milano nel 2001, chi non conosce Maurizio da Milano, campione olimpico nell'80 a Mosca, altre tre olimpiadi delle quali due bronzi e un quarto posto, due volte campione del mondo, quindi un grande marciatore, uno dei più grandi marciatori che abbiamo avuto in Italia, forse anche al mondo. Già nel 2001, dicevo, una preparazione particolare, no, quella che però ci mette in come posso dire, Fit Walking lo dice però la stessa, mettere in moto il nostro corpo, fare attività senza necessariamente avere chissà quale preparazione. Sì, ma io direi una genialità, perché? Perché paradossalmente camminiamo tutti, chi è che non cammina? Però bisogna capire cosa significa camminare, come camminare bene e come ottenere risultati dal cammino. In realtà Fit Walking, infatti, dal prefisso fit, benessere, quindi camminare per benessere, camminare per star bene. C'è una scuola particolare, quella che tu insieme ai tuoi allievi, oggi noi abbiamo seguito quella che è il vostro percorso, uno normalissimo, che però alla fine vi ha fatto percorrere 18 km e devo dire non c'è problema di età, non c'è problema di preparazione, non c'è problema di fisico e quant'altro, e neanche di sesso, perché poi alla fine insomma tante signore sono arrivate freschissime dopo 18 km, è già un qualcosa insomma, che può far pensare, può far avvicinare anche gli scettici a questa attività. Mauro. Sì, assolutamente, infatti come avete visto persone di tutta l'età, persone di qualsiasi tipo, senza nessun tipo di problema, persone che chiaramente sono arrivate a percorrere questi 18 km dopo un percorso di allenamenti che ti porta col tempo a riuscire a fare di questi percorsi, a lavorare così a lungo, a percorrere quello che noi definiamo il fondo lento, senza grossa fatica, senza grossi problemi. È chiaro che ci vuole una preparazione di base. Come dicevi tu, la nostra associazione, che si chiama Scuola Sarda del Cammino, si occupa di insegnare il cammino, si occupa di insegnare il fit walking e si occupa di preparare i propri allievi, oltre che specializzarli con un corso base, che è un corso all'apprendimento, all'avviamento al fit walking, poi di prepararli per poter percorrere dei chilometri. Oggi questi 18 chilometri in realtà sono una fase di preparazione, perché abbiamo deciso di fare una mezza maratona, che sarà quella di Madrid il 28 aprile, e i ragazzi andranno preparati a questo evento. Un evento che chiaramente vale la pena di vivere, nella fattispecie, insomma, una città, una capitale europea, una kermesse importante, però arrivare lì e far bella figura, arrivare tutti insieme, ecco, questo credo che sia quello che si evince da questo genere di preparazione, perché ripeto, non si pensa a medaglie, non si pensa a rimborsi, non si pensa ad altro tranne che lo star bene. Sì, la conquista è questa, è la conquista di arrivare lontano, di concludere una gara di questo tipo, di riuscire, tra l'altro gara lo metterei tra virgolette, di concludere, di portare a termine un evento di questo tipo, che porta dell'impegno, che va necessariamente preparato, ma si riesce a portarlo a termine nel migliore dei modi, e questa è una gran conquista e questa è una gran vittoria. Scuola Sarda del Cammino, riferimenti? I riferimenti sono il sito, che è www.scuolasardadelcammino.it, la nostra email è info@scuolasarda.com, il numero di telefono 349 55 100 12. Buona camminata. Grazie. In cosa si differenzia la marcia dal fit walking?
Sì, in realtà cosa si differenzia il Fitwalking dalla marcia? Perché la marcia, da che esiste nell'atletica leggera, è una specialità dell'atletica leggera, diciamo, è l'estremizzazione del cammino, o bensì la trasposizione atletica del camminare, viene definita. La marcia è una specialità molto particolare, molto intensa, molto faticosa, ma che dà anche delle grandi soddisfazioni. Tra l'altro, per la nostra nazione, per l'Italia, il nostro paese, ha sempre dato delle grandissime soddisfazioni. Vari da Milano e i tantissimi altri atleti che abbiamo avuti, tra i quali Brugnetti, tra i quali tantissimi altri, siamo sempre stati a livelli molto molto alti. Abdon Pamic, Pino Dordoni, una tradizione di grandissimo livello e di tanto tempo. L'Italia domina e ha sempre dominato in questa specialità. Dicevo, trasposizione del cammino o estremizzazione del cammino, dove riusciamo con la marcia, per chi non la conosce, a raggiungere delle velocità incredibili oggi. Oggi un marciatore riesce ad arrivare anche ai 16 km orari, che significa 3 minuti e 50, 3 minuti e 45, anche 3 minuti e 40 km un marciatore di un certo livello. Significa che un buon amatore o anche un buon atleta nella corsa, che chiaramente non sia un campione, difficilmente riesce ad andare a quei livelli. Un marciatore d'élite potrebbe competere anche con dei corridori medio bravi, quindi, come capisci, si possono raggiungere delle velocità elevatissime. È vero, si fa fatica, è una specialità molto tecnica, è una specialità che deve sottostare a delle regole, ma è una specialità bella, come dicevo prima, che dà tantissime soddisfazioni. Il Fitwalking non è altro che portare la marcia e i suoi benefici, la sua bellezza, la sua poesia, dico io, a tutti, alle persone che magari sono meno sportive, che magari vorrebbero fare un qualcosa in più, ma anche che siano sportive. Adesso noi lo vedremo, sì, così capiremo esattamente la differenza tra Fitwalking e marcia. They're gonna walk all over you. Gonna walk all over you.